Buongiorno a tutti e bentornati in una nuova puntata di Scripta Babel. Oggi vi vorrei parlare in particolare di tre libri che mi hanno segnata particolarmente, che mi hanno sconvolta, hanno suscitato in me delle sensazioni molto particolari, mi hanno un po' scombussolata per motivi vari, per i motivi più disparati, però ci tengo davvero a parlarvene perché sono comunque tre letture che vi svegliano moltissimo e che molto spesso vi mettono anche di fronte a scenari molto crudi e a scenari che dobbiamo anche conoscere. Nello specifico, due di questi libri saranno non fiction e uno invece fiction, quindi due tratti da storie vere, storie reali della vita vera, mentre invece un libro riguarderà la finzione, sarà un romanzo. Il primo libro, quindi, di cui vi vorrei parlare, non fiction, e che già conoscerete, avrete sentito nominare molte volte, ma ci tengo davvero a parlarvene, è Gomorra di Roberto Saviano. Un libro che è uscito nel 2006 e che ha vinto anche moltissimi premi e che soprattutto ha un sottotitolo che molto spesso non viene considerato. Ma è un sottotitolo che riassume perfettamente ciò che troverete all'interno di questo libro. Il sottotitolo, infatti, è, me lo sono scritta, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra. E qui ci sono proprio delle parole chiave che fanno comprendere al massimo cosa troverete tra quelle pagine. Innanzitutto, impero, perché veramente nel momento in cui vi approccerete a questo libro, che è un libro sulla mafia, un libro sulla camorra, ok? Vi renderete conto che molto spesso magari noi associamo la camorra alla regione campana, ad esempio, o al massimo ad un fenomeno che si estende a livello nazionale per noi. Ma in realtà molto spesso dimentichiamo di ricordarci che la mafia e la camorra sono imperi internazionali, sono i veri e propri imperi mondiali. E grazie a questo libro lo capirete benissimo. Quindi, innanzitutto, prima parola chiave, impero, impero economico, perché è davvero qualcosa che si estende, forse probabilmente in quasi tutti i continenti, se non in tutti i continenti, e che pertanto è una realtà di origine italiana che abbiamo il dovere di conoscere e di approfondire. La seconda parola chiave contenuta all'interno del sottotitolo e che ben riassume proprio la mentalità dei camorristi è dominio, perché davvero i camorristi si pongono l'obiettivo di dominare l'economia di particolari risorse. La camorra, vi dicevo, è un fenomeno che associamo a Napoli, alla regione campana, ma che estende i suoi confini ben oltre la sola regione campana e ben oltre i soli confini italiani. Ed è proprio una delle ragioni per cui questo libro mi ha sconvolta. È un libro d'inchiesta, ok? Dove Roberto Saviano davvero cerca di entrare nel mondo della camorra e di esporlo al pubblico, ovvero ai lettori. Una delle cose per cui mi ha sconvolto maggiormente è davvero il fatto che ho dovuto ampliare i confini di riferimento della camorra. Vi parla ad esempio delle influenze della camorra nel Regno Unito, delle influenze della camorra nell'America in generale e più precisamente poi nell'America del Sud, negli Stati Uniti, in regioni dell'Oriente. Quindi è davvero un vero e proprio impero. E questa è una delle cose che mi sono rimaste più dentro, sapere che la camorra si estende per così tanti chilometri. Un'altra cosa per cui mi ha sconvolto è sapere che la camorra davvero coinvolge una piramide gerarchizzata in modo molto sistematico di persone che lavorano all'interno di questa criminalità organizzata.
è un sistema perfettamente organizzato, dove ogni persona è una pedina specifica del gioco della camorra, dove ci sono precisi ordini, precisi ruoli, precise funzioni, e da lì non si scappa. E soprattutto è stato sconcertante anche sapere che in questa piramide, probabilmente alla base, sono coinvolti anche bambini e adolescenti, i bambini boss, no? I bambini che fanno le vedette per far sapere ai camorristi quando magari arrivano i poliziotti, o magari per andare a consegnare il pacco di droga ad una persona specifica. E poi mi ha sconvolto veramente profondamente la mentalità che c'è dietro Camorra. È una mentalità che non ho conosciuto solo attraverso il libro, ma anche attraverso alcune interviste fatte da Roberto Saviano a dei mafiosi, a dei camorristi. E sono tutte interviste estremamente interessanti che vi invito a guardare, le potete trovare qui su YouTube. Se mi ricordo, vi metto qui sotto in descrizione, insieme a tutti i link ai libri di cui vi parlerò, vi metto anche il link al canale YouTube in cui si parla, in cui ci sono queste interviste di Roberto Saviano ad ex camorristi. E la cosa che più mi è saltata l'occhio e che più mi è rimasta è la mentalità che ha un camorrista, perché il camorrista ha una mentalità ben specifica, per cui per raggiungere il dominio totale sulla propria sfera di influenza, sulla sfera di influenza della camorra, è disposto a fare qualsiasi cosa, è disposto ad ammazzare, ma anche a morire ammazzato. La loro mentalità è molto governata dall'idea di meglio vivere un giorno da leoni che 100 da pecora. L'idea di morire ammazzati per loro è quasi un'idea che infonde loro orgoglio, perché se tu muori ammazzato significa che tu conti, che c'è qualcuno che ha paura di te, e se c'è qualcuno che ha paura di te vuol dire che sei un personaggio molto influente, vuol dire che sei un personaggio che tra le sue mani detiene un potere molto pericoloso, e loro vanno orgogliosi di questo. Loro si sentono come delle star in ciò che fanno, ed effettivamente all'interno poi del mondo camorristico loro sono delle star, tra virgolette, nel senso che loro hanno un potere enorme tra le loro mani, anche perché loro non si fanno alcuno scrupolo sul ricorrere alla violenza estrema pur di mantenere quel potere, ma veramente una violenza cieca di fronte a qualsiasi cosa del mondo. Per il potere, per i soldi, per Camorra sono disposti anche a vendere il figlio, o anche a gettare nell'acido, in una vasca di acido, un bambino di 6 anni per vendicarsi magari del padre che era di una fazione camorristica rivale. E tutto questo lo trovate all'interno di questo libro. Un libro che svela l'impero della camorra, un vero e proprio impero. Un impero celato, oserei dire, perché ad esempio io, da persona ovviamente esterna alla camorra e al sistema della mafia, eccetera, non mi sono mai resa conto dell'influenza concreta della mafia. Quindi per quello uso l'espressione impero celato, perché è quasi nascosto probabilmente agli occhi comuni delle persone più comuni, ma in realtà è davvero un impero enorme che frutta miliardi di euro, di dollari. Inoltre Saviano veramente fa un lavoro certosino nel dare dettagli riguardo al mercato, ad esempio, della droga che detiene la camorra. Quindi leggerete molte pagine dedicate al mercato della droga, come funziona il mercato della droga, come è gestito dalla camorra. E a tal proposito vi suggerisco anche un altro libro che io non ho mai letto, sempre di Roberto Saviano, ma che voglio assolutamente leggere prima o poi, ovvero 000.
è un altro libro d'inchiesta scritto da Saviano, in cui però si focalizza specialmente sul traffico, il mercato della droga, dell'eroina, della cocaina e sul narcotraffico, specialmente dei cartelli sudamericani. Passiamo però alla seconda lettura che mi ha sconvolta, e in particolare vi vorrei parlare di questo libro. Sempre non fiction, quindi tratto da episodi di vita vera, tratto da esistenze reali, e che mi ha sconvolta perché, cioè, nella mia testa certe cose sono semplicemente inconcepibili, probabilmente perché io sono una persona molto ingenua, nel senso di molto pura, nel senso io ho ideali molto nobili, diciamo, per il mondo e per l'umanità, nel senso che credo fermamente nella libertà, nelle libertà individuali e collettive di chiunque, di qualsiasi persona, indipendentemente dall'etnia, indipendente dal colore della pelle, dalla religione, dall'orientamento sessuale, assolutamente. Io sono per la libertà e sono anche per la non violenza, per la pace, per la tranquillità, vivi e lascia vivere. E quindi molto spesso nel momento in cui io mi approccio a libri che mi rivelano oscurità tremende del mondo e della società in cui vivo, io mi agito sempre perché mi rendo conto che il mio mondo ideale è molto lontano ed irraggiungibile. Il libro di cui sto parlando è Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino di Christian F. Ed è un libro che mi ha profondamente sconvolta perché si parla di Christian F, per l'appunto, che all'epoca era una ragazzina di credo 15-16 anni, tedesca, che ha subito un processo con l'accusa di detenzione di droga a questa giovane età. Ma questo libro com'è che nasce? Nasce a seguito di una serie di interviste fatte da alcuni giornalisti a Christian F, per l'appunto, in cui si cerca di svelare un po' di più, del suo mondo e del perché è arrivata a ricevere una tale condanna. Queste interviste erano state inizialmente pubblicate in alcune testate giornalistiche e avevano davvero sconvolto un po' il mondo, e in formato libro è stato poi pubblicato nel 1978. Ma perché ha sconvolto tutti questa vicenda? Perché Christian F. è una minorenne, è ancora molto giovane, ha 15-16 anni, comunque è minorenne. Nel libro si parla un po' della sua vita fin da quando è bambina, si parla di questa infanzia molto travagliata e turbolenta, si parla della separazione dei genitori che l'hanno segnata psicologicamente in modo indelebile, si parla della violenza del padre e della sua vita che inizia ad andare allo sbando. Lei ad una giovanissima età, penso durante la prima adolescenza, quindi intorno ai 12-13 anni, inizia a frequentare dei giri molto pericolosi di persone, ed è così che viene iniziata al mondo delle droghe. Prima si tratta un po' di droghe leggere per arrivare a droghe sempre più forti e sfociare in una tossicodipendenza da eroina. Quindi questo libro è proprio dedicato a questo percorso tumultuoso della vita di Christian F. che l'ha portata appunto a ricevere questa condanna per detenzione di droga. Ed è stato sconvolgente leggere la storia di questa tossicodipendenza ad un'età così giovane, perché poi questo libro svela tutti i lati più oscuri di una tossicodipendenza. Questo libro racconta di una minorenne che arriva a prostituirsi per pagarsi la droga. E ci sono anche varie riflessioni di Christian F. in cui proprio riflette sulla società
occidentale di allora, riflette sull'idea di benessere, riflette sulla ricchezza, sulle droghe stesse, perché lei comunque mantiene una dose di consapevolezza in ciò che sta facendo. Lei si rende conto che sta facendo la fine peggiore a cui poteva pensare. Si rende conto che lei è incastrata dentro un tunnel dal quale non riesce ad uscire, ed è un tunnel terribilmente oscuro che la soffoca e che non può che portarla verso la disperazione. Quindi ricordo che è stato un libro che mi ha toccata incredibilmente, perché io penso tra l'altro di averlo letto quando avevo più o meno l'età di Christian F. All'interno del libro, quindi all'interno del libro lei avrà avuto 15-16 anni e io l'ho letto più o meno alla stessa età, e quindi se iniziavo a comparare la mia vita, una vita comunque fatta di comfort, una vita in cui sei amato, una vita in cui va tutto bene, comparavo tutte queste fortune che avevo avuto dalla vita a le sfortune che lei aveva avuto e all'esistenza che lei aveva passato, e tutto questo mi aveva toccata moltissimo, perché è uno di quei libri, sapete, che vi fa un po' cambiare prospettiva su ciò che avete. Ma passiamo al terzo ed ultimo libro, perché sennò potrei continuare a parlarvi di questi primi due libri per la vita, però vorrei dedicare un po' di tempo anche a questo terzo libro, perché è un libro di non fiction, quindi non è tratto da storie di vita vere, ed è pertanto un romanzo, una finzione, una creazione della mente dello scrittore, che però è stata una vera e propria esperienza che definirei estetica. E sto parlando di Lolita, del grande scrittore russo Nabokov. Allora, probabilmente saprete perché Lolita è un libro che può potenzialmente sconvolgere le persone, nel senso che la trama ruota intorno a un atto di pedofilia. Ruota intorno a Humbert, che è questo professore di mezza età che si innamora di Lolita. Ma Lolita penso abbia circa 9-10 anni. Quindi la cosa sconvolgente è che voi comprerete un libro per leggere una storia di pedofilia, e la cosa ancora più sconvolgente è che Nabokov è un vero e proprio manipolatore della parola, e quindi riuscirà a farvi provare compassione ed empatia per questo pedofilo. Infatti io ho definito la lettura di Lolita un'esperienza estetica, perché Nabokov riesce a manipolare talmente bene il linguaggio, rendendolo un linguaggio prezioso, raffinato, estetico, che non vi renderete neanche conto che state leggendo delle pagine dedicate ad un atto di pedofilia estremo. Quello che Nabokov fa è praticamente rovesciare il paradigma della lettura con un fine di utilità morale, perché non c'è alcuna etica e morale all'interno di questo libro. C'è un adulto che si impossessa del corpo di una ultra minorenne, c'è un adulto che abusa di un corpo senza che questo corpo gli dia il consenso di farlo e senza che questo corpo neanche riesca a capire cosa sta succedendo. Cioè praticamente il fine dell'opera è quella di far vivere al lettore un'esperienza estetica, molto semplicemente. Quindi Nabokov davvero accantona il fatto che sta parlando di una vicenda di pedofilia per esporre semplicemente l'estetica delle parole, perché davvero se noi sentissimo parlare di Humbert al telegiornale noi proveremo ribrezzo, schifo, disagio per questo essere ignobile, però Nabokov riesce a non fartelo vedere così, riesce ad esporlo in termini molto diversi, e guardate che Humbert
ha un'ossessione vera e propria per Lolita, per questa ninfetta, come le chiama lui. Lui è ossessionato, andrà in terapia, finirà in un manicomio per questa ossessione, ma l'amore che ha per Lolita rimarrà sempre, sarà sempre con lui e lui non riuscirà mai a sfuggire da tutto ciò. Sebbene lui sia perfettamente consapevole che un amore del genere nella nostra società non infrange qualsiasi paletto morale possibile, non è possibile questo tipo di amore e lui lo sa, ne è consapevole, quindi ci sono queste due tensioni che davvero lo lacerano. Quindi la potenza di Nabokov in questo libro è la potenza della scrittura, è la potenza della manipolazione delle parole che fa sì che arrivi alla fine del libro e ti chiedi perché sto simpatizzando con un pedofilo. Nabokov è in grado di creare un contrasto sublime tra il ribrezzo per la pedofilia e i contorni armonici delle parole che lui usa e sceglie per raccontare la pedofilia. Quindi io sarei davvero curiosa adesso di sapere se avete mai letto uno di questi tre libri, oppure se avete letto altri titoli che un po' vi hanno sconvolto e anche quali sono i motivi. Questi sono i primi tre di cui vi parlo, ma in futuro ce ne saranno sicuramente anche altri, perché mi piacciono quei libri che riescono proprio a schiaffeggiarti in faccia per farti risvegliare di fronte a certe situazioni dell'umanità. E intanto però vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video la prossima settimana.